Inizialmente la mia mansione, la mia posizione in Ferragna è stata le ricerche. Subito, dopo un training per cercare di capire questo mondo completamente nuovo, anche se eravamo laureati in chimica, no, era un mondo, era una chimica completamente nuova. Dopo un periodo di training sempre vicino al mio primo capo, che è ancora vivente, dottor Baggioni, persona squisita, in cui mi ha fatto capire questo mondo completamente nuovo, in cui anche il linguaggio era per me strano, addirittura era un linguaggio basato molto sui numeri, cioè le varie prove che venivano valutate nel laboratorio di ricerca erano sempre indicate da dei numeri, e io mi ricordo il dottor Baggioni che diceva sempre: vedi il 1527 come funziona meglio del 342, ma dico, mi sembravano tutti matti, no? Poi chiaro, è entrato nel giro. Mi hanno subito aggregato per seguire in ricerca un prodotto che è diventato un fiore all'occhiello della Ferragna. I prodotti per il Technicolor. Tutti quanti sono andati al cinema, hanno visto film e prodotti col sistema Technicolor. Ebbene, la Ferragna è stata fornitrice degli stabilimenti Technicolor sia a Roma al 100% che a Londra quasi al 100% che a Hollywood del, chiamiamolo, positivo su cui veniva trasferita, perché non era una immagine fotografica, veniva trasferita l'immagine che si vedeva proiettata sullo schermo, nei cinema. Ferragni è arrivato a produrre 105 milioni di metri lineari in 35 mm di questo prodotto, che veniva lavorato negli stabilimenti Technicolor con delle macchine ultra veloci che stampavano 6.000 metri di pellicola l'ora, con un sistema che non sto qui a descrivere, ma che era al top rispetto agli altri sistemi di trasferimento dell'immagine da negativo a positivo nel campo del cinema. Ebbene, noi, sia attraverso la ricerca, sia attraverso l'ottimizzazione in fase di produzione, eravamo riusciti a produrre un prodotto chiamato Blank, questo era il nome tecnico, chiamato Blank, che non aveva niente di meno del prodotto leader, che era il prodotto Kodak. Noi facevamo anche le matrici, che erano quelle, diciamo, che dal negativo servivano a fare come una specie di timbro. Su queste matrici si ottenevano delle diversità di spessore di gelatina indurita che venivano imbibite dal colorante che poi veniva passato. Questo lo faceva la casa di stampa chiaramente, ma noi fornivamo anche le tre matrici, una che era sensibile al blu, una che era sensibile al verde, l'altra che era sensibile al rosso, e che erano il cian, magenta e giallo. Quindi questo è stato un prodotto, diciamo, di eccellenza della Ferrari, insieme a tanti altri prodotti chiaramente. Però la mia vita si è svolta, diciamo, seguendo tutta una serie di prodotti, prima il Technicolor, poi il positivo colore, poi la carta colore, fino a quando l'abbiamo dato, che è stato un momento molto importante dal punto di vista, diciamo, dell'atteggiamento nei riguardi di un prodotto, perché la carta colore che andava nei laboratori di stampa dove si stampavano le fotografie, si stampano ancora anche la digitale, oggi si stampano le fotografie, e veniva richiesto da questi laboratori molto grossi di stampa di avere un'omogeneità di qualità tale che non dovessero mai cambiare le luci di stampa, cioè mai intervenire sulla stampatrice. Loro partivano la mattina e volevano che cambiavano i rotoli, ma ci fosse sempre la stessa qualità. E noi avevamo avuto, diciamo, il grosso successo di avere un lotto di carta colore di 150.000 metri quadrati, tutti uguali, cioè non c'era fra un rullo che veniva di 2200 metri, largo, come dicevo prima, 138 centimetri, da cui si ricavavano delle bande. Ecco, per 150.000 metri quadrati avere sempre le stesse luci di stampa. La Ferragni ha prodotto per 2 anni
pellicola radiografica per la Kodak, mettendola nelle famose scatole gialle. Non c'è stato mai un reclamo, il che vuol dire che la produzione che veniva fatta a Ferragna era più che confrontabile con la produzione che faceva la Kodak, sia come qualità sensitometrica, come risposta alla luce o ai raggi, mettiamola così, sia come qualità dal punto di vista della difettosità. Le ultime macchine di converting della Ferragna, la famosa Oricava 33, partiva l'asse e uscivano le scatole, insomma. Quindi, cioè, Ferragna a posteriori, secondo me, si giudicava meno di quello che era. Ho avuto la fortuna di avere sempre un ambiente di lavoro estremamente stimolante, collaborativo, non c'erano tentativi di mettersi in luce a scapito di qualcun altro. Quando c'erano i problemi, e ci abbiamo avuto dei problemi anche grossi, perché adesso uno ci ride, ma quando alle 2 di notte arriva la telefonata che il reparto è fermo e devi prendere la macchina e andare su, vuol dire che prima di te ci hanno provato gli altri e non era gente che non era in grado di risolvere. Insomma. Però la soddisfazione a posteriori di aver risolto il problema giustificava, cioè faceva dimenticare l'ansia che c'era prima. E in questo eravamo tutti molto collaborativi, cioè era una fabbrica che era strutturata con dei servizi che ti aiutavano, cioè nel senso che noi avevamo il laboratorio di ricerca che ti aiutava se c'era un certo problema, c'avevamo il laboratorio di analisi che ci dava un grosso esempio, c'avevamo il microscopio, diciamo un microscopio ottico all'avanguardia, per cui facendo le sezioni dei difetti si riusciva ad andare proprio a capire il motivo e che cos'era, cioè era strutturata in maniera che tutto convolgesse per ottenere un prodotto di qualità, con i costi, che non era l'ultima cosa da tenere presente, per cui noi dovevamo sempre combattere, perché c'era, adesso non voglio dire, ma la, diciamo, la gestione economica del prodotto della 3M era una gestione che andava nel dettaglio, cioè la fabbrica doveva produrre un prodotto a un certo costo che rivendeva all'uomo di Ferragna, che la doveva a sua volta rivendere, quindi c'era il famoso prezzo di trasferimento che non doveva essere superiore a un certo punto, perché sennò quell'altro non aveva margine e così via, e quindi era sempre una lotta, però questo ci ha permesso veramente di ottenere i risultati che abbiamo ottenuto in campo tecnico, ma anche per i risultati ottenuti in campo economico. Il coinvolgimento era a cascata, cioè io ho sempre visto una grande collaborazione a livello operativo di tutti quanti. Io non dimentico mai alcune persone che erano dei capiturno, capireparto, da cui ho preso tanto. Persone veramente intelligenti che avevano, tanto che conoscevano benissimo il loro lavoro, che erano sempre pronte ad accogliere eventuali suggerimenti e modifiche, mai dire no, si fa così perché io ho fatto sempre così, e questo denotava una grossa intelligenza, specialmente le donne, devo dire. Però questo era stato anche uno delle fratture che c'era stato con l'avvento della Ferragna rispetto alla vecchia gestione, perché io quando sono entrato in Ferragna mi hanno presentato alcuni capi reparti di reparti importanti, compreso l'F che diceva lì, e tu andavi lì e sembrava che quello fosse il padre eterno con la cosa, e tu, per carità, non, insomma, loro erano, perché c'era una gestione molto patriarcale che io non ho vissuto, per carità, quindi, però all'inizio era rimasto, la 3M ha dato una svolta moderna a questa cosa qui. Cioè, se non altro ricordavo stamattina l'avvento di un nostro collega americano che si chiama Otto Kroll, che ha introdotto la statistica, le superfici di risposta, che ha introdotto l'errore di misura, che ha introdotto tutta una serie di tecniche che poi ci sono servite parecchio. La tracciabilità, cioè quelli che della certificazione che venivano in fabbrica andavano in magazzino, prendevano una scatoletta, un rotolino, e noi eravamo in grado di risalire dalle materie prime iniziali per la fabbricazione di emulsione, cioè vuol dire
Quando adesso sento dire che la Toyota o la Samsung devono buttare milioni di cose e non sanno dire, cioè io la Tremme era veramente all'avanguardia su questo, cioè, e ce lo riconoscevano tutto, al di là delle problematiche o di anche ristrutturazioni che ci sono state, ma era una fabbrica talmente grande, talmente strutturata che nessuno pensava che potesse finire. Io sono stato quattro anni nell'ERP, poi sono passato come responsabile di prodotto in produzione, che non era la produzione. Noi venivamo chiamati product specialist, cioè specialisti di prodotto, che sapevano abbastanza del prodotto, ma non è che erano diciamo dentro come quelli delle ricerche. Sapevano abbastanza della produzione, ma al limite io non avrei saputo mai smontare o rimontare un estrusore, per dire, no? Però sapevo come funzionava e sapevo quali erano le caratteristiche che si doveva tenere presenti quando si parlava dell'estrusore. Che non avevo mai smontato una perforatrice 35 mm e né rimontata, però sapevo quali erano le caratteristiche da tenere sotto controllo perché i buchi fossero tutti allineati e distanti a livello di micro uno dall'altro. Quindi, e poi avevamo il discorso di tenere sotto osservazione i costi dei prodotti finali. Questa è stata un'evoluzione nel tempo, io non ho cominciato in cui mi occupavo di tutto, però diciamo che gli ultimi 10-12 anni in cui ero responsabile dei vari prodotti, poi alla fine avevo questo, compreso anche i rapporti con, diciamo, con gli uomini che andavano sul mercato. La 3M aveva un sistema per cui il prodotto dalle ricerche, prima di andare in produzione e in produzione in maniera continuativa, doveva subire tutta una serie di step rispetto al quale le varie enti di fabbrica dovevano dire sì o no. Cioè il laboratorio faceva un prodotto e poi si faceva il LAM, che era Laboratory Approval Meeting, che veniva approvato essenzialmente dal direttore di ricerca e dai capi laboratorio, ma in cui già diciamo, le persone di produzione si rendevano conto se era un qualcosa che era facilmente trasferibile nei reparti di produzione per le attrezzature che c'erano, no? Una volta che si diceva sì, si cominciavano a fare quelli che si chiamavano i factory experiment, cioè prototipi, ma già a livello industriale, già potenzialmente vendibili, che erano qualcosa di diverso rispetto al precedente e si suppone migliore. Dopo che se ne erano fatti a livelli via via crescenti e dopo che era stato, si faceva il FAM, che era Factory Approval Meeting, che erano i vari componenti della produzione che avevano, diciamo, la voce e la qualità, che aveva la voce più importante per dire sì, questo si può fare. E cominciava il mercato a dire sì, poi dopo, quando la produzione era nel pieno della produzione, saranno fatti, dipende da che cosa, se o caricatori o metri quadri di radio o rotoli di carta, si faceva il Factory Marketing Approval Meeting, in cui diciamo la voce più importante diventava la produzione, ma anche il marketing che dava le risposte del mercato. Questo era un concetto nuovo per la fabbrica, che è stato portato dagli americani. Io le rare volte che andavo a farmi fare una radiografia, la prima cosa che facevo, prendevo la lastra e guardavo contro luce se c'era scritto 3M Safety Film, perché c'era anche nel, almeno fino a quando c'eravamo noi, c'era anche nell'ospedale San Paolo di Savona, quindi io non lo so, poi dopo non voglio dire perché immagino la situazione di difficoltà con cui si sono trovati questi colleghi quando la Ferragna ha proseguito ad andare male. Però c'era sicuramente questo orgoglio, per esempio quando si andava nel laboratorio di sviluppo e stampa della carta colore, riconoscere il sacchetto che c'era scritto 3M Pepper o riconoscere dietro il timbro della carta che c'era scritto 3M Pepper era sicuramente un motivo di orgoglio. Io direi che questo sicuramente era sentito, non so se era diffuso, perché insomma quando io sono entrato erano 5.000 persone, quindi
Io sono entrato, erano 5.000 persone, c'era la fila col prete per far assumere le persone, e sono andato via che eravamo ancora 1.700, quindi non eravamo una fabbrica, era una fabbrica ancora strutturata con tutto, insomma, non la fabbrica, che era estremamente strutturata, era proprio così, diciamo, dettagliatamente strutturata, proprio perché alla fine i prodotti che si dovevano fare non erano fare dei bulloni, con tutto il rispetto per chi fa i bulloni, ma erano prodotti di una sofisticazione enorme. Se voi pensate, non so se adesso la frase storica era: guardate che gli 11 strati, che poi quando sono andato a vedere l'avevano anche aumentati, con cui si fa un prodotto che è il negativo colore amatoriale, ha uno spessore inferiore al capello. Cioè, ma tu li devi mettere uno sopra l'altro, che non si mischino, che non creino turbolenze, che ognuno rimanga al posto suo e faccia quello che deve fare. Cioè, far uscire, tanto per dire una cosa, 7 strati in contemporaneo dalla filiera di un estrusore, vuol dire che c'ha 7 bocche di uscita. Non so se avete presente un estrusore, è come diciamo, invece di quando fate la pasta, quando uno tira la pasta, no? C'ha i vari rulli, ma ne esce uno. Considerate che c'erano 7 di queste filiere da cui usciva questa pappa, che non era poi facile farla. Ma si dovevano mettere uno sopra l'altro senza mescolarsi, e andavano in un essiccatoio dove si prima congelavano e poi si essiccavano e usciva il famoso rotolo. Una volta che era fatto il rotolo, diciamo che il 90% era fatto, perché poi il converting era importante, ma non modificava più il prodotto, mentre il prodotto si poteva modificare in fase di fabbricazione, rifusione dell'emulsione e in fase di stesa, perché le aggiunte che si facevano alla stesa erano forse più importanti delle aggiunte che si facevano in fase di fabbricazione, rifusione e emulsione. Quindi serviva anche, certo, quando la maggior parte del converting era manuale, le varie signore prendevano un rotolino, lo giravano, mettevano dentro, chiudevano. Poi alla fine c'era una macchina che si chiamava, mi pare, Biller, che insomma partiva la banda e usciva il caricatore nel suo astuccio, insomma già infilato dentro il nucleo con la sua fessura dove si metteva. Ripeto, le cose, come si dice, le... L'ultima macchina che ho vissuto della radiografica, che era un giapponese, entravano l'asse da 138 centimetri e uscivano le scatole con le pellicole dentro. Quindi voglio dire, l'evoluzione in questi termini c'è stata molto, molto alta. La Ferragna, quando ho sentato io, c'era il cinema della Ferragna. Facevano, io non l'ho mai visto, ma facevano anche degli spettacoli teatrali. C'era la Befana per i bambini, c'era il pacco natalizio, cioè c'erano un sacco di benefits che venivano però dalla gestione precedente. Poi pian piano, diciamo, mi pare che fosse rimasta solo la Befana per i bambini, ecco, poi non ricordo altro, però c'era il tennis club che funzionava, c'era il bocciodromo che funzionava, c'era il campo da pallone. Io poi frequentavo un po' il tennis, ma gli altri non è che li frequentavo. La gestione del personale della Ferragna era una gestione abbastanza moderna, nel senso che si cercava diciamo, l'aumento a pioggia non era molto ben visto, era più un aumento che veniva dato in funzione dei meriti, ma che certo che poi la giudizio era sempre, almeno dal mio capo, c'era sempre la soggettività, e che l'obiettivo era: lavoriamo bene perché va bene per tutti. E credo che questo sia un sentimento positivo, insomma, che adesso puoi dire la fabbrica dei sogni, io non riesco a... Per me è stata di angosce e di gratificazione, ripeto, però ancora quando con i colleghi ricordiamo alcune situazioni che al momento erano drammatiche, poi
Le risate che ci siamo fatti dopo, a conclusione del problema, abbiamo sempre avuto un atteggiamento positivo. Il sentimento che se uno lavorava bene non lo faceva solo per la fabbrica in senso lato, ma lo faceva anche per se stesso, perché questo significava una sicurezza del posto di lavoro. Le donne erano tante, le sale erano a luce rossa e c'erano anche le sale buie. Io ho sempre detto a mia moglie che insegnava, quante eravate voi insegnanti? 30. Se anche il 5%, che era 1,5, poteva essere un po' più accondiscendente, il 5% di 3.000, anche se sono 5 per 3, quindi c'è solo 150, sembrano tante, ma sempre il 5%. Voglio dire, poteva, onestamente io non posso mai dirlo, poi lo dicevano che c'erano, indubbiamente c'era una grossa presenza femminile nelle parti di confezioni e alle ricerche erano quasi tutte donne, e c'era il dottor De Io, che era stato il mio primo supercapo, un lettone alto 1,90 m, un principe tedesco, che le voleva tutte alte, diceva lui, perché dovevano traguardare bene nei percolatori il livello, poi se invece le volesse alte di coscia lunga, per altri motivi, io questo non lo posso dire. Aneddoti ce ne sono tantissimi, almeno ho visto uno dei che ricordiamo più frequentemente, quando tante volte ricordiamo le cose, un reparto nuovo di stessa si chiamava FC, Festoni Comandati, che rispetto a tutti i vecchi reparti era un qualcosa di nuovo, ed era stato messo su dall'ingegneria nostra, ma anche dagli americani, quindi era venuto giù un ingegnere americano a assistere alla messa a punto e poi alla partenza. E prima di far partire, no, bisogna far uscire questa emulsione dalla filiera, vedere che tutto sia a posto, eccetera. A un certo punto questo americano che guardava e ha detto in inglese "go on", ma chiaramente l'equipaggio non è che fosse. Allora, quello che doveva avvicinare l'estrusore al supporto, che tanto cominciava ad andare, stava fermo. Questo rifà "go on", e questo fermo. A un altro gli ha detto "oh, tagadetto d'andà, gundum!" E questa è una delle cose che il gon era stato tradotto in gundum, però alla fine lui aveva capito che doveva fare quell'operazione. C'era un signore, non voglio dire il nome, ma simpaticissimo e intelligentissimo, che quando veniva qualcuno a fare il controllo, ma lo faceva un po', diciamo, sospettosamente, evidentemente c'era una reazione, come dire, non ti fidi di quello che facciamo noi, no? E allora lì gliene raccontava di tutti i colori, allora c'era qualcuno che ci cascava, nel senso di dire, ma voi quando, perché i tempi ripetono, ma voi quando dovete andare al bagno che fa? E certe volte non gliela facciamo, la facciamo nella caldaia. La gente, qualcuno ci ha creduto, perché dice, oh, sai che fanno così, ecco perché viene male, no? Insomma, c'è di questi episodi così, oppure quello che, siccome potevano esserci dei problemi, a ogni cambio turno si lasciavano le consegne, no? E allora sempre questo personaggio qui, che ho conosciuto, ripeto, intelligentissimo, no? Ha detto, ma io il dialetto non lo so, ma dice, allora che consegna non lasciare? Hanno detto che bisogna testare i prodotti, nel senso che bisogna, e cioè come li faccio? Gli mette il dito la mattina dopo, i labbroni grossi così, cioè. Ma spessissimo dopo 18 anni io mi sogno la fabbrica, mi sogno io oggi che non saprei fare più niente rispetto a quello che è cambiato, anche perché la fabbrica non c'è più,
Per me ha rappresentato moltissimo, veramente moltissimo, nonostante il mio trasferimento da Roma qui, che quindi dal punto di vista della, diciamo così, delle situazioni sono un po' diverse, io non rimpiango niente, io sono stato molto contento, della, posso dire anche fortunato, perché non so se mi sono meritato o non meritato, diciamo le promozioni, le situazioni che ho ottenuto, ma io della fabbrica veramente ho un ricordo e un attaccamento e per le persone,